telecamere di Senigallia in palla puntate sul grande match tutto femminile tra concessionaria Fiat Frulla e Sì Supermercati Polverigi. Sfida ad alta quota, scontro diretto al vertice. Il Polverigi è uno schiacciasassi, una macchina infallibile e già prima in classifica cerca di allungare il gap. La concessionaria Fiat Frulla invece è seconda e vuole a tutti i costi i tre punti per continuare a credere nel primo posto. Il primo set è decisamente equilibrato, la sfida è bellissima. Le nostre soffrono un po' troppo in difesa e soffrono anche e soprattutto la potenza degli attacchi della numero 9 avversaria, il capitano Vittoria Arcangeli. Verso la fine del primo set sale in cattedra Federica Piotti, che chiude due bei punti. Efficace è anche il muro alzato dalle locali, che rimontano ben 4 punti sul finale, arrivando 21-22. Poi però la convinzione, il carattere e la qualità della capolista, il primo set termina 22-25. Il secondo set inizia sulla falsariga del primo, partita equilibrata, ma le ragazze di coach Zanetti non riescono ad ingranare. Si gioca punto a punto con il Polverigi, sempre avanti, trascinato dalla sua fuoriclasse e favorito dalla difesa locale, sicuramente non nella sua giornata migliore. Scarsa copertura, tratti, poca personalità nelle scelte, attacchi non impeccabili. Sul finale del secondo set le nostre murano però l'attacco del martello avversario, il momento del sorpasso 21-20. L'ingresso di Alessandra Valeri dà una scossa, bene anche Alessandra Rossetti in battuta, ma cinica e spietata, la capolista riesce ad avere la meglio anche in questo secondo set. Attacco murato dalla solita Arcangeli e dalla centrale Giorgia Mengarelli, finisce 23-25. Il terzo set è ancora più emozionante, la concessionaria Fiat Frulla non molla perché sa di non aver demeritato. Gli attacchi di Vittoria Arcangeli, il capitano, continuano a passare sopra il nostro muro, ma coach Zanetti ha registrato la difesa. Le alzate sono adesso più imprevedibili e i martelli più efficaci. Alessandra Valeri, Federica Appiotti ed Erika Montesi su tutte trascinano le locali. Poi un errore e il sorpasso del Polverigi 27-28. Infine un orrore, quello che vedrete tra poco, quello arbitrale che fa imbestialire le senigallesi e regala il terzo ed ultimo set alle ospiti. Finisce dunque tra le proteste veementi questo bellissimo match, 27-29 l'ultimo parziale. Ora godetevi il solito video finale che porta la firma di Emanuele Gregorini. I said